rieccomi con un nuovo video tag e le domande sono queste. Cominciamo con: cosa ti piace fare a parte la youtuber? Io sono un'artigiana a tempo pieno e qualsiasi cosa a che fare con la casa e diciamo l'hobby in generale io me la cavo assolutamente, poi soprattutto nell'impiego con la colla, scotch, sono praticissima in tutti questi lavori qua. E quindi a parte questo io poi, come già sapete, adoro fare le riprese, disegnare, tutto quello che ha a che fare diciamo con l'arte visiva in generale, va, diciamo così. E altra domanda, aspettate che dovremo un po' più da vicino. Quali sono le tue fisse più strane? Una fissa che forse accomunerà più di qualcuno, e cioè sono scaramantica. Cioè praticamente non riesco a spostare un oggetto da dove sta, altrimenti mi fisso e ci penso e colloco tutto quello che succede magari all'episodio che ha a che fare con lo spostamento di quel qualcosa. Quindi diciamo sono molto scaramantica, ecco, per intenderci. E chi è come me saprà già che cosa comporta tutto questo, diciamo. E niente, con il tempo sto vedendo di risolverla, questa mia condizione qua di scaramanzia. E poi altra domanda, e vediamo un po'. Cosa vorresti fare nel futuro? Essendo che sono appassionata di filmati e anche montaggi, se si può dire, vorrei fare la filmmaker. È qualcosa che ho sempre adorato e magari un giorno potresti diventare realtà e potrei, diciamo, filmare dal vivo tutto ciò che ha a che fare con documentari e scenari di qualunque genere. Io sono, cioè, veramente appassionata e sfegatata di tutto ciò che riguarda appunto la cinematografia in generale, mi piace molto. Poi vediamo un po'. A quale prodotto non puoi proprio rinunciare? Beh, diciamo in generale al trucco, quindi non posso uscire senza trucco, io addirittura ho anche dormito, tutta truccata, pensate un po'. E peraltro, se proprio insomma devo tenermi cavo un oggetto o qualcosa che non ne posso fare a meno, il rossetto. Io non so uscire senza avere qualcosa sulle labbra, ecco, per intenderci. Qui vediamo un'altra domanda. Qual è il tuo brand di cosmetici preferito? Io mi sono sempre trovata benissimo con Astra, è una marca che non cambierei con nessuno, e mi trucco spesso con questo brand che è economico, ma voglio dire fa il suo effetto, specialmente i rossetti. Poi, altra domanda. Hai tatuaggi? Ne faresti? Mi piacevano più da piccola, da grande non ne ho. Forse diciamo che sono tra le pochine che non hanno tatuaggi addosso, proprio perché non mi piacciono, non li sto neanche tanto dietro. E è così. Poi vediamo un po' cos'altro c'è. Che tipo di persona apprezzi? Le persone leali e sincere soprattutto. Invece, quali non sopporti? Le persone infime che ti parlano alle spalle, proprio. Non mi piacciono, odiose, anche perché io non l'ho mai fatto, non sono quella persona che vuole mettere discussioni o né tantomeno creare problemi fra amiche, quant'altro, anzi io li voglio sempre evitare. E purtroppo, come so dire, no? Le persone buone ci cascono sempre in queste situazioni spiacevoli e io ne so qualcosa. E dai, speriamo che vi sono piaciuti questi tag e vi hanno tenuto compagnia. E ci vediamo in un prossimo, con la speranza che mi volete taggare anche voi. Ciao ciao, buonanotte!